Non convince parte dell'opposizione il bilancio di previsione affrontato in Consiglio Comunale. Le critiche più accese arrivano sul fronte alloggi e su quello delle tasse, a partire da Tommaso Grassi di Firenze a Sinistra, che afferma: l'oggi abbiamo detto in maniera chiara che si va a diminuire con le alienazioni il patrimonio ERP dal punto di vista del comune, quindi questo è assolutamente un dato negativo, e poi manca assolutamente tutto quello che riguarda la gestione di come queste alienazioni avverranno e di come verranno destinati. Secondo noi gli introiti dovranno essere destinati ad aumentare il patrimonio ERP, sicuramente non a diminuirlo dal punto di vista anche numerico, perché l'emergenza abitativa è assolutamente crescente. Dal punto di vista del bilancio, un bilancio che ormai si arriva a luglio, si chiude dal punto di vista economico, però lascia assolutamente tante lacune. Penso agli spot per quanto riguarda gli aumenti della cultura e dell'istruzione, quando invece alla fin fine non sono altro che l'apertura del Museo del Novecento. Sul fronte IRPEF, Grassi propone, in modo alternativo, di salvare e azzerare l'addizionale IRPEF per i redditi bassi, aumentare quelli alti e recuperare alcuni fondi da destinare a servizi, dal sociale all'educativo. Anche Francesco Torselli di Fratelli d'Italia N punta il dito contro la vendita di nuovi alloggi, mentre avrebbe preferito costruirne di nuovi coinvolgendo soggetti attivi della città, come gli studenti. Bilancio che si regge sulle solite entrate che ormai conosciamo bene: da una parte tasse, imposte, massacro ai cittadini, raccontiamo la storiellina dell'IRPEF allo 0,1, dell'abbassamento dell'IRPEF sulle persone, ma poi penalizziamo chi magari ha tre stanze di proprietà con una tasi da incubo. Molto critica anche Cristina Scaletti di Firenze Viva, agguerrita consigliera, ex assessore regionale alla cultura, che vede in questo bilancio una totale assenza di una visione politica complessiva. Cioè non esiste dall'analisi stretta e specifica del bilancio la possibilità di intravedere una visione, cioè che cosa si pensa di Firenze, come la si vuole, che cosa si immagina, quali sono le priorità: l'ambiente, la sostenibilità, la cultura, la casa, il sociale, lo sport.